Buonasera a tutti, benvenuti a Favole di Gusto, l'inaugurazione, un percorso unico e suggestivo. Se facciamo un applauso ci facciamo sentire, perché siamo davvero in tanti e la cosa ci riempie di grande gioia. Un percorso suggestivo, come dicevo, che coinvolge realtà imprenditoriali, attività commerciali, associazioni culturali, compagnie di danza, storici, docenti universitari, artigiani, artisti, istituti scolastici, con l'obiettivo di valorizzare l'intera filiera dell'enogastronomia locale tra storia, gusto e tradizione. Bisogna sicuramente in apertura fare una serie di ringraziamenti, perché un grande evento come questo ha visto e vede la partecipazione di tante persone. Grazie per la condivisione del progetto alla Camera di Commercio Frosinone Latina, alla CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confcommercio Lazio Sud, MAM, Memoria Arte Mare, Proloco Gaeta, Associazione Stabilimenti Balneari di Serapo. Grazie per il sostegno, grazie alla Giunta Comunale, consiglieri, delegati, ai dirigenti e dipendenti del Comune di Gaeta. Un sincero ringraziamento a tutte le realtà imprenditoriali, le attività commerciali che hanno aderito, sono davvero tante e tra poco lo vedrete anche voi. Grazie allo storico Cosmo di Russo, al professor Giuseppe Nocca, ai collaboratori, in particolar modo a coloro che hanno seguito fin dall'inizio e portato avanti in questi mesi un ambizioso progetto. E mi riferisco alla consigliera comunale Paola Guglietta, con delega alle attività produttive, e al delegato alla cultura Gennaro Romanelli. Un applauso. Ovviamente un ringraziamento alle forze dell'ordine, alla polizia locale di Gaeta, alla protezione civile della Fenice, alla Croce Rossa Italiana Sud Pontino, per il sostegno morale e direi anche spirituale, grazie all'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vavi, per la partecipazione. Inoltre ringraziamo l'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, l'Istituto Alberghiero Celletti di Formia, l'Associazione Provinciale Cuochi Latina in Lazio Sud. Vado avanti e cerco di andare avanti anche speditamente, come vi dicevo sono tante diverse persone, spero di non essermi dimenticato di nessuno. Gli eventi culturali e spettacolari, vedrete, sono anche questi diversi, tanti, interessanti da seguire ogni singolo weekend. E quindi andiamo a ringraziare l'associazione Tamburo Rosso e le donne di Gaeta e tutti gli artisti che si esibiranno con la direzione artistica di Valentina Ferraiole, grazie al preziosissimo direi contributo di Santa Maria Porto Antico, Cantieri Navali Casa, Base Nautica Flavio Gioia, Intergroup My Fire. Grazie al centro del movimento e alla compagnia Life Crew, alla SD Universo Danza, alla compagnia internazionale Circo a Vapore, all'associazione La Triade, a Jenny Vellucci dell'Arcatella, all'associazione Sogni e Spade, associazione culturale Post Scriptum, all'associazione Overline 2017 e all'artista Enzo Scipione per il prezioso supporto tecnico senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Ringraziamo Cosmo Traniello, Elco Impianti, il Centro Musica Service di Marco De Cesare, i nostri media partner che vedo qui e ringrazio affettuosamente, Radio Spazio Blu, Gaeta News 24, sportgaetano.it, Cosmo Dischino, Paolo Di Tucci, Gazzettino del Golfo.it, GolfoEventi.it, Tutto Golfo, Gaeta in App e Telegolfo. Ed ancora un grande e sincero ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo partecipano attivamente alla riuscita della prima edizione di Favole di Gusto. Grazie, grazie, grazie. Ultimo, ma non meno importante, un grande grazie e un grande sincero grazie al nostro sindaco Cristian Leccese, che vedo qui al mio fianco, e iniziamo con una serie di interventi propedeutici poi al taglio del nastro. Sindaco, ti do anche il microfono, si concretizza, ne parlavi in conferenza stampa ad ottobre quando presentavamo Favole di Luce e adesso Favole di Gusto. Esattamente, intanto buonasera a tutti, io sono molto emozionato, ma vi devo dire che sono molto contento per vedervi tutti quanti qui questa sera, e il mio ringraziamento primo va a tutti i cittadini della nostra città che hanno accolto con braccia aperte questa nuova avventura, questa nuova scommessa. Devo dire veramente grazie a tutti, ho incontrato tantissimi di voi durante questi giorni in giro per Via Indipendenza, Via Bonomo, questa piazza e le altre zone,
perché mi hanno dato conforto, mi hanno spinto ad andare avanti, a organizzare questo evento in continuità con Favole di Luce e con tutto ciò che è ormai il progetto di destagionalizzazione turistica della nostra città, e questo mi ha fatto combattere ancora di più, mi ha fatto lavorare ancora di più, mi ha dato ancora più forza per credere in questo progetto e andare avanti fino ad oggi. Quindi grazie a tutta la città di Gaeta, devo dire veramente grazie a tutti. Grazie sindaco, se non abbiamo altro da aggiungere puoi riprendere posto. Beh, io intanto volevo dire qualche altra cosetta. Diciamola, ci stiamo. Me la sono preparata, la dico. Diciamola. Volevo dire che Favole di Gusto ormai ho, come dire, l'ho tradotto, l'ho coniugato in tutti i verbi, in tutti i termini, in tante interviste, in tanti interventi che abbiamo fatto. Sì, è un progetto per continuare a portare nel nostro territorio, nella nostra città, turismo, attrattività, gente che viene a visitare la nostra bellissima Gaeta, ma è anche una iniziativa che serve per stimolare l'animo, il sentimento di tutti quanti noi. Io in questi ultimi giorni di preparativi la cosa più bella che ho visto, la cosa più bella che ho percepito è l'entusiasmo, il lavorio, la laboriosità di tanti artigiani, dei tanti commercianti, dei cittadini, delle associazioni culturali, dei nostri amici delegati, consiglieri, assessori, dei dirigenti e dei dipendenti comunali e di tutte le persone che ci hanno dato una mano a realizzare tutto ciò. E questo è prezioso. Vedete, in una società non è tanto l'economia o l'attrattività commerciale che alla fine porta un beneficio al territorio, ma la cosa più importante è che tutti noi, nelle nostre menti e nei nostri cuori, ci sentiamo parte di una società attiva, una società impegnata, una società che ha un obiettivo e tutti quanti insieme ci muoviamo verso quell'obiettivo. Io questo ho percepito e di questo ne sono veramente orgoglioso ed entusiasta. E quindi un abbraccio lo volevo fare davvero a tutti quanti noi che abbiamo portato avanti questa idea. Poi ovviamente volevo associarmi ai ringraziamenti e ai saluti che hai fatto tu prima, Andrea. Siamo tantissimi e per me ricordarli tutti quanti sarebbe veramente una follia. Però volevo in maniera particolare, dopo aver ringraziato e salutato i nostri cittadini, i commercianti, gli artigiani, i nostri assessori, i nostri delegati, i nostri consiglieri comunali e tutto l'apparato burocratico amministrativo dell'ente comunale, vedo qui in prima fila la nostra dirigente alla cultura e al turismo che è anche comandante della polizia locale, Anna Maria De Filippis, la dottoressa Gallinaro e tutti gli altri dirigenti che in maniera attiva hanno collaborato per far sì che l'ultimo giorno fosse tutto pronto. Ci tenevo a ringraziare lo staff, i delegati, Paola e Gennaro, perché sono stati poi quelli che si sono rimboccati le maniche, che hanno preso tante di quelle diciamo così responsabilità da parte di tanti, ci hanno creduto fino all'ultimo. Il merito e il lavoro va sempre riconosciuto e quindi rivolgerei ancora una volta un grande applauso anche a loro. Volevo ringraziare anche il presidente, in maniera particolare il presidente della Prologo di Gaeta, Crista Rosato, che è qui con noi, che interverrà più tardi, e volevo infine rivolgere un grande ringraziamento a il presidente della Camera di Commercio Gianni Acampola, che ha creduto fin dal primo momento in un progetto importante, è stato presente anche alla nostra conferenza stampa e so che lo spirito che noi abbiamo impresso a questa iniziativa è lo stesso spirito che muove lui stesso nell'attività camerale e nelle iniziative che portano avanti. Abbiamo avuto modo qualche giorno fa di essere presenti anche alla presentazione del Blue Forum agli stati generali delle Camere di Commercio a Roma. Questa è una cosa che a noi ci fa inorgoglire, perché avremo una piccola Cernobbio internazionale, nazionale di interesse sull'economia del mare qui a Gaeta ormai come appuntamento fisso, e di questo sono veramente contento. Come non salutare e non ringraziare ovviamente l'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vai, che è sempre disponibile e aperto alla città, e questo va sempre sottolineato. L'onorevole Salvatore De Meo, che è sempre presente quando lo chiamiamo e lo invitiamo. Devo portare anche i saluti del senatore Claudio Fazzone, che non è riuscito a raggiungerci, ma porto a nome suo i saluti a tutti, e ovviamente all'amico Cosimino Vidrano, neo onorevole regionale, e rivolgo anche a lui un grande
saluto e un ringraziamento per la vicinanza e il supporto. Adesso ho finito. Beh, in effetti c'ha ragione, ti toglievo troppo prima il microfono. Grazie sindaco, puoi riaccomodarti. E adesso chiamerei qui il nostro arcivescovo, Monsignor Vari, che ci è stato vicino, ho detto, con un supporto morale, spirituale, questo grande progetto. Ecco, un saluto. Tutte le parole presenti. Più che ha detto il sindaco le sconto io, ne dico bene. Io spero che, io penso che l'altra settimana abbiamo presentato un libro sulla via Francigena, che era sui piatti, e l'autore ricordava delle iniziative e diceva una cosa: Gaeta è una città sospesa, sa essere una cosa e sa essere l'opposto. Io spero che diventi sempre più una città del sorriso, dell'accoglienza, della festa, e sempre meno, tante volte un po' pesantuccia, insomma. Cerchiamo di sperare che queste cose di gusto la gente ne mangiate e ne sorride, perché se si ingrugnava pure quando mangi è finita. Noi ce la mettiamo tutta per far sorridere, dai, quindi buon lavoro e grazie a tutti quelli che hanno fatto e si sono impegnati. Grazie a lei per la sua partecipazione, prego, si accomodi. E con grande piacere abbiamo l'onorevole Salvatore De Meo, europarlamentare, che è venuto qui per... Prego Salvatore, grazie. Grazie a voi per l'invito, credo che sia ancora una volta occasione per sottolineare come questa amministrazione, questa città è riuscita a riproporsi come meta turistica, come meta da vivere e da gustare. Lo facciamo con un percorso enogastronomico che mette in evidenza quelle che sono le tipicità gastronomiche di questa città, di questo territorio. E lo fa anche con la voglia di ritrovarsi nei luoghi vivi della città, luoghi che vanno riscoperti e rivissuti e rianimati tutti i giorni, e lo fate dopo un periodo in cui abbiamo avuto purtroppo tante difficoltà, e ho apprezzato la voglia dei cittadini, dei commercianti, delle persone che sono intervenuti di volersi ritrovare e di voler vivere qualche ora in spensieratezza, e lo fate in un contesto straordinario che va sì sicuramente nella direzione, diceva il sindaco, di destagionalizzare, però l'entusiasmo, la passione e il calore che ho visto in queste primissime fasi dell'avvio credo che siano il successo, e penso che questo appuntamento non potrà che essere ancora rinnovato andando a guardare anche ad altri scorci della città e facendo di Gaeta una bellissima città da gustare. In bocca al lupo a Favole di Gusto e complimenti all'amministrazione comunale. Ringraziamo l'onorevole Salvatore De Meo. E adesso io credo che sia la sua prima uscita ufficiale da consigliere regionale, un caloroso forte applauso per l'onorevole Cosmo Mitrano. Favole di Luce prosegue questa destagionalizzazione sulla quale posso darti del tu hai scommesso moltissimo. Lo fa il professionista, hai scommesso molto su questa un percorso di destagionalizzazione che prosegue e si rafforza, caro Cosimino. Noi siamo tutti davvero molto contenti. Ma una sfida che è iniziata 10 anni fa, l'abbiamo costruita insieme con tutti gli amici che ancora oggi fanno gli assessori, i consiglieri, lo staff, tantissimi amici che insieme hanno costruito un percorso di destagionalizzazione. Innanzitutto un benvenuto e un ringraziamento a tutte le autorità militari, a tutte le autorità civili, e soprattutto, ecco, visto che è la mia prima uscita, un ringraziamento a tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia, perché spesso e volentieri ci dimentichiamo che noi che ricopriamo degli incarichi politici il consenso ce lo danno i cittadini, e adesso inizia il percorso più importante, che è quello di dimostrare, di cercare di fare qualcosa di più per i territori, non dimenticarsi dei territori di provenienza. Favole di Gusto sicuramente continua questo progetto di destagionalizzazione, un grande intuito dell'amico sindaco Cristian Leccese, che ha voluto proseguire questo percorso con forza. Sai, ascoltavo le sue parole e pensavo a questo percorso, di questo lavoro che sta portando avanti ormai da diversi mesi. Quando parte una nuova iniziativa spesso le persone non comprendono immediatamente, quindi bisogna crederci, come in tutte le cose che si fanno nella vita. Lui ci ha creduto a tutta l'amministrazione comunale, consiglieri, assessori,
e il risultato è questo qui, che c'è una folla immensa davanti a un palcoscenico meraviglioso dove inizia questo percorso enogastronomico che durerà, se non ricordo male, tutti i weekend di marzo, quindi ogni sabato e domenica dalle 17 in poi. Chiunque voglia venire da tutta Italia potrà degustare i nostri prodotti enogastronomici, ma potrà anche godere della nostra favola, perché siamo invidiati da tutti, abbiamo un territorio meraviglioso e ce lo dobbiamo tenere ben stretto. Bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Grazie Cosimino, grazie all'onorevole Cosimo Mitrano. Resta qui perché in effetti adesso è il momento del presidente della Camera di Commercio, professore Ladina, Gianni Agampora, al quale viene sempre un grande piacere a Gaeta, e prepariamoci al suo intervento in compagnia dell'onorevole Mitrano. Allora, io pensavo di non vederlo più e invece ci tocca un'altra volta ricominciare sulla destagionalizzazione, le favole di luce, i pinguini a agosto e tutte le renne. E invece no, bellissima, questo è l'esempio, diciamo, semmai ce ne fosse ancora necessità, di capire che quando le cose si fanno insieme, si fanno in maniera sinergica, si fanno con il giusto attaccamento al territorio, con quella passione, perché qui c'è un lavoro, come l'ha evidenziato il sindaco, di uno staff, di associazioni, CNA, ringrazio Confcommercio, la Proloco, insomma tutti, e in queste occasioni la Camera di Commercio, che rappresenta tutto il sistema imprenditoriale, non può starne fuori, anzi ci deve mettere le mani dentro, perché queste sono le favole di gusto, ma il gusto di assaporare i prodotti del territorio, di assaporare le meraviglie di questa città, di assaporarle tutte insieme. Ecco, sono occasioni uniche, noi ci saremo, continueremo sempre a esserci, perché Gaeta è diventata veramente baricentrica rispetto ai temi della destagionalizzazione, se consentitemi anche della sostenibilità, perché so che questa è una manifestazione Plastic Free, esatto. Un tema su cui noi dobbiamo ragionare, voi sapete tutti, l'ha detto l'amico sindaco Cristian, che è venuto con noi ai stati generali della Camera di Commercio, e ringrazio qui l'onorevole Salvatore Del Meo, che ha portato l'Europa e la riporterà dal 25 al 27 maggio in questa splendida città. L'anno scorso abbiamo lanciato il Blue Forum sui temi della sostenibilità del mare, perché noi dobbiamo rispondere alla sfida della Commissione Europea, che ci dice che dobbiamo in qualche modo passare da un'economia blu a un'economia blu sostenibile per raggiungere gli obiettivi del Green Deal. E quest'anno invece intitoleremo questa bellissima manifestazione con tantissimi esponenti del governo, con Salvatore De Meo, speriamo venga la Mezzola a Salvatore, noi ci recheremo a Bruxelles per invitarla personalmente, e quindi sarà un ulteriore momento in cui Gaeta si colloca in maniera eccezionale, lasciatemi dire questo aggettivo, nell'ambito di un territorio che oggi sta lavorando veramente tutto quanto bene per raggiungere standard di eccellenza. Quindi forza Gaeta, forza le favole di gusto, forza il nostro territorio, forza tutti noi. Grazie. Grazie. Ok, siete stati abbastanza tranquilli questa volta, abituati di solito. È il consigliere regionale. È giusto, è entrato nel ruolo, è giusto che sia così. Ultimo intervento, e chiamo qui al mio fianco con grande piacere il presidente della Proloco Gaeta, Cristian Rosato. Cristian, vieni. Un lungo percorso, non privo di ostacoli, ma alla fine ci siamo, con il tuo intervento poi in maniera ordinata ci spostiamo per il taglio del nastro, anzi iniziamoci a preparare e predisporre il tutto. Cristian, prego. Benissimo, buonasera e benvenuti. Un doveroso saluto alle autorità civili, religiose e militari, nonché a tutti voi intervenuti numerosissimi questa sera all'inaugurazione dell'evento Favole di Gusto. A me il compito di illustrarvi brevemente, proprio sarò sintetico, il percorso e il programma dell'evento. Allora, abbiamo coniato uno slogan, una città Gaeta, 4 fine settimana, 5 piazze, 2 vie, un evento e migliaia di persone che degusteranno piatti e prodotti tipici, che ascolteranno musica folcloristica della tradizione, che parteciperanno a spettacoli e ad eventi culturali, e per i più piccoli passeremo in piazze, laboratori ludico-creativi.
Tutto il programma lo avrete a vostra disposizione sul sito del Comune di Gaeta, sul sito della Proloco di Gaeta e sulla pagina Facebook Favore di Gusto. Inoltre il nostro infopoint all'inizio di Via Indipendenza e della Proloco Gaeta in collaborazione con gli studenti dell'alberghiero per tutte le info di cui avete bisogno. Buon divertimento e buon Favore di Gusto. Grazie Cristian, e adesso a me non resta altro che ringraziarvi per questo momento vissuto insieme, ma in realtà ci spostiamo in maniera ordinata all'ingresso di Via Indipendenza per il taglio del nastro. Evviva Favoli di Gusto! Le forbici ci stanno, tagliano bene. Ci siamo? 3, 2, due volte. Dai, accompagno.